No, devo dire che sul piano personale sono molto deluso in realtà dal fatto di avere presentato un ordine del giorno corroborato secondo me da una riflessione che cercava di, non dico di volare alto, perché nessuno, io meno che mai, riesce a staccarsi da terra, no? Però sinceramente, adesso vi faccio anche un po' arrabbiare, qualcuno si arrabbierà, però devo dire, io ho cercato di prescindere minimamente da Vignola, pur essendo completamente legato a Vignola e osservando e seguendo quello che succede a Vignola, per stimolarvi a pensare che questo ordine del giorno possa arrivare un po' più in là, possa essere messo nelle buchette della posta di tanti altri luoghi. E sentire sciorinare le glorie di Vignola in campi mentali, sinceramente, mi ha depresso, mi ha depresso. Noi non abbiamo mai negato nulla, ma mi ha depresso. Le robe che facciamo Ed è, arrivare. secondo me, deprimente fare aggio su risultati che sono in qualche modo presenti, ma sono tutti rivolti al futuro. E quindi vi do una buonanotte veramente depressa. Ma cosa votano? Altre dichiarazioni di voto? Zagnoni. Allora, il gruppo del Partito Democratico voterà a favore di questo ordine del giorno. Sinceramente, se i risultati sono stati ottenuti, io sono la prima a essere ben contenta come vignolese, come persona, come insegnante. Deluderò però l'assessore Pasini, comunicandogli che ancora prima della raccolta porta a porta la scuola aveva questi programmi e questi progetti che seguiva fedelmente. Bravi, ma Non cominciate a fare il ping pong, se no qua andiamo a letto domani mattina. Ho finito? Bene. Altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, andiamo al voto. Punto numero 5. Ordine del giorno pervenuto dal gruppo consigliare Vignola Cambio, oggetto di dichiarazione dell'emergenza climatica ed ambientale. Favorevoli? Sì, contrari? Astenuti? Nessuno. No, ha votato ormai. Non lo so. Sì, segnalo, dai, cioè. Attimo. Mauro, aiuto. Allora, contrari, abbiamo detto. Sì. Vignola cambia. Perché? Vuoi rifare la votazione? Ha votato, sei favorevole. C'è quell'altro adesso. Sì, passiamo al punto numero 6. Ordine del giorno pervenuto dal gruppo consigliare Vignola Cambio, oggetto rette nidi d'infanzia. Prego. Ma Vignola Cambio ritira questo ordine del giorno a seguito del dibattito che si è sviluppato nel Consiglio dell'Unione, essendo una materia tra l'altro delegata all'Unione, ed essendo stato il dibattito dell'altra sera costruttivo, nel senso che si sono presi degli impegni per portare avanti questo discorso a livello d'Unione, interessando le commissioni, eccetera, riteniamo che sia diventato superfluo. Voglio sottolineare che lo facciamo proprio perché il dibattito dell'altra sera, purtroppo,
consiglieri comunali, se non i rappresentanti, che non sono rappresentanti, che non erano presenti, è stato effettivamente positivo quell'intervento di tutti. Così non è stato stasera, perché io voglio invitare l'assessore Pasini a mettere per iscritto quello che ha detto stasera, perché siccome ce lo propina a tutti i consigli comunali, ce lo teniamo scritto, lui non ha bisogno di ripeterlo oralmente tutte le sere. Quindi ritiriamo l'ordine del giorno. Bene, prendiamo atto del ritiro. Allora, abbiamo terminato con i punti dell'ordine del giorno, passiamo rapidamente alle interrogazioni / interpellanze. Zagnoni. Grazie. È un'interrogazione abbastanza breve, leggerò solo alcuni punti perché riguardano dei dati numerici forniti dall'Agenzia Specializzata dell'ONU, quindi di questi avrò bisogno. Allora, l'oggetto è Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Premesso che domenica 29 settembre si è celebrata la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, considerato che 70,8 milioni è il numero delle persone in tutto il mondo che sono costrette a fuggire dal proprio paese e che di queste circa 25,9 milioni sono rifugiati. 189.243 il numero di rifugiati accolti dall'Italia, si tratta di 3,1 rifugiati ogni 1.000 abitanti. La Svezia, con 248.000 rifugiati, ne ha 24,3 ogni 1.000 abitanti. Nel suo messaggio inviato per la ricorrenza, Papa Francesco sottolinea che la risposta alla sfida posta delle migrazioni contemporanee si può riassumere in quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Verbi che non valgono solo per migranti e rifugiati, ma esprimono la missione della Chiesa verso gli abitanti delle periferie esistenziali. Non possiamo rimanere indifferenti di fronte al dramma delle vecchie e nuove povertà, delle solitudini più buie, del disprezzo e della discriminazione di chi non appartiene al nostro gruppo. Non possiamo rimanere insensibili con il cuore anestetizzato di fronte alla miseria di tanti innocenti. Non possiamo non piangere, non possiamo non reagire. Sono le parole del Papa. Preso atto che facendo proprie le esortazioni del Papa, città e paesi anche all'interno dell'Unione Terre di Castelli hanno organizzato per la corrente settimana varie iniziative socioculturali tese a sensibilizzare le rispettive comunità nei confronti dei temi dell'accoglienza e dell'integrazione, convogliando le energie degli esponenti dell'ambito cattolico, di quello civile amministrativo, delle scuole e delle associazioni attive sul territorio. A tutt'oggi non si ha conoscenza di analoghe iniziative patrocinate dal Comune di Vignola, come dimostrato dall'assenza di comunicazioni ad hoc sul sito del Comune. Si chiede se l'amministrazione era a conoscenza della ricorrenza di domenica 29 settembre, se è stata presa in considerazione la possibilità di organizzare eventi sul territorio di Vignola in occasione della ricorrenza in oggetto, se sì, a fronte di quali motivazioni l'amministrazione ha ritenuto non fosse il caso, anche eventualmente coordinandosi con i referenti delle istituzioni civili e del mondo associativo, di contribuire nel dare rilievo, come accaduto in altre occasioni, a tale ricorrenza. Sì, grazie. Se c'hai, l'hai firmato? Ok, adesso lo vengo a recuperare. Riuscite ad allungarmelo così lo mettiamo nel faldone? Ma lancialo! Tanto l'orario aiuta, l'ora tardo aiuta. Chi vuole rispondere, sindaco? Prego. Non sono pervenute nessuna domanda da parte del mondo dell'associazionismo, del mondo, insomma, i vari, mondo del volontariato e non solo, al comune richieste di patrocini, quindi non è un'iniziativa nata dal basso come tante altre, nel senso che ormai giornate mondiali legate a diverse sensibilità, diverse materie, spesso riceviamo, ovviamente c'è da parte del comune patrocini,
e quindi c'è l'organizzazione, il comune aiuta nell'organizzazione, qualcosa che arriva dal basso e qualcosa che arriva dalla, forse la sensibilità della cittadinanza. Ad oggi appunto non è pervenuto nulla, comune di Vignola da parte dell'esecutivo non ha previsto nessuna iniziativa, quindi per rispondere alla che fosse a conoscenza, guardato l'Angelus di ieri mattina, ne ero a conoscenza da parte del, appunto, vedendo insomma le parole di Papa Francesco. Al di là, quindi, non c'è una motivazione se ha ritenuto non fosse il caso. Normalmente, appunto, istituzioni civili, appunto, nell'interpretazione mia personale, insomma, mi viene da dire appunto che sarebbe auspicabile qualcosa che nasca dal basso e non qualcosa calato dall'alto. Questo ieri, perché poi appunto ci sono degli elementi, normalmente quando ci sono questi dibattiti sulle giornate del migrante e del rifugiato, spesso e volentieri si casca nella propaganda più, magari più bassa, come si può scadere nella retorica, come si può scadere nella demagogia. Insomma, spesso accade questo. Ieri, finito appunto l'Angelus, il TG1, le notizie davano, ricordavano le parole di Papa Francesco e successivamente riprendevano una questione che è ripresa con questo governo, con questa materia, cioè i morti in mare. Quindi sono ricominciati. Purtroppo è un dato oggettivo di cui se posso parlare. Da oggi sono questa, quindi prima una notizia in un qualche modo che riempiva i cuori, le menti, rispetto appunto alla solidarietà, ovviamente la fortuna di essere nati nei nostri territori, e dopo delle politiche concrete che hanno, insomma, pregiudicano tante belle parole. Ecco, mi viene da dire solo questo in questo momento, perché ovviamente come amministrazioni siamo impegnati a mettere in campo delle politiche concrete. Le ricorrenze sono assolutamente importanti in tema, in tema soprattutto di sensibilizzazione e in tema di, appunto, di ricordo e di, ovviamente, di non sottovalutare quello che è un fenomeno assolutamente rilevante, su cui ogni amministratore pubblico ovviamente si deve interrogare, si deve cercare di misurare in una risposta. Quindi è un tema che appunto avrebbe bisogno di un dibattito, forse come c'è stato quello di prima, che può avere soddisfatto, può non avere soddisfatto. Ritengo comunque appunto significativo che nella giornata del migrante e del rifugiato la seconda notizia era quella dei morti, che è un tema che bisognerebbe, ecco, a mio avviso riprendere, perché altrimenti il rischio è di effettivamente raccontarci il tema dell'indifferenza, il tema delle nuove vecchie povertà, come è scritto, delle solitudini, delle discriminazioni, e poi dopo effettivamente perdiamo di vista che alcune azioni concrete, alcuni messaggi sbagliati dei nostri, ovviamente, amministratori pubblici concorrono ovviamente a situazioni assolutamente drammatiche che si sperava in via di risoluzione, invece hanno ripreso in maniera significativa. Prego, Dognone. Ma ti sembra che io sia capace di retorica? Aspetta. Perché Zagnone, tra me e te, no, chi è che ha strumentalizzato? Zagnone, tra non me siamo e mica lei. Scuola, stiamo cerchiamo tra di me stare e lei, cioè. Chi è che ha strumentalizzato politicamente quello che era un tema sul quale riflettere, su cui non è mica necessario che parta dal basso una richiesta? Io personalmente, lo sapete che divido la mia vita
prevalentemente su Vignol, ma anche in parte Castelnuovo, facevo parte di associazioni di volontariato che sono state contattate per un'iniziativa comune tra la parrocchia di Castelnuovo e il sindaco e l'amministrazione di Castelnuovo. La richiesta non è partita dal basso, è stata coordinata da due prospettive, le chiamiamo così, diverse, e le associazioni di volontariato attive sul territorio hanno dato la disponibilità a partecipare. A me non sembra che questo sia, questa interrogazione sia suscettibile di essere interpretato o strumentalizzato, non era assolutamente la mia intenzione. Io non avrei mai fatto quel commento riguardante Rai 1 nel post omelia del Papa. Quindi secondo me non c'entra assolutamente niente questa risposta, non sono assolutamente soddisfatta. Celebriamo la giornata del migrante, poi ci chiudiamo gli occhi. Cioè, non ho capito perché uno si deve arrabbiare su una risposta che non gli va bene. Dirai che non ti va bene la risposta. Sì, lo so, però poi no, sembrava quasi che stesse per partire un 4, cioè non siamo a scuola, di che non